Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In primo piano la sanità, la Regione Abruzzo è pronta a dotarsi di una legge regionale per far sì che gli ospedali dei quattro capoluoghi di provincia abbiano funzioni di DEA di primo livello. La conferma arriva dal consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, che inoltre boccia la scelta ministeriale di proseguire con il decreto Lorenzin. Stefano Recanati. Si va verso lo scontro tra Regione Abruzzo e Ministero della Sanità. La causa? Il verbale del tavolo di monitoraggio sull'applicazione del DM70, cosiddetto decreto Lorenzin, che dovrebbe ridisegnare la rete ospedaliera regionale destinando alla nostra regione un unico DEA di secondo livello, Pescara, ovvero un super ospedale con all'interno tutte le specialità più importanti. Il Ministero non ha accolto l'idea di quattro DEA di primo livello nei capoluoghi di provincia, ma sarebbe orientata per i soli nosocomi di Pescara e L'Aquila. Alzare la voce il capogruppo forzista in Regione Abruzzo Mauro Febbo, per cui va garantita un'adeguata assistenza sanitaria in tutte le aree del territorio regionale. E dopo 2 anni di pandemia, quindi di una richiesta di assistenza diversa di quella di 2 anni fa, insomma, credo che il mondo sia cambiato e noi abbiamo presentato una rete sanitaria che risponde alle esigenze dell'Abruzzo, stando attenti a non eccedere, a non fare richieste che non avevano i piedi per camminare, quindi sempre nel rispetto di quelle che è una buona gestione e sana gestione. E stranamente a Roma, insomma, questo lavoro ci è stato fortemente contestato, tornando indietro, tornando al famoso decreto Lorenzin, un decreto oramai datato, superato, si sta parlando anche a livello nazionale di modificarlo e questo chiaramente per noi non è pensabile di accettare, non è pensabile nei confronti di un territorio che ha una morfologia particolare che questi signori non tengono conto. Noi abbiamo tenuto conto di tutto questo, quindi la nostra proposta, che peraltro abbiamo, ripeto, già modificato rispetto ad alcune indicazioni che loro ci avevano fatto, è una proposta che verrà portata in consiglio regionale. Sarà tramutata in legge, la depositeremo al Ministero e cominceremo una trattativa. Io credo che questo sarà il primo governo regionale, in 50 anni che fa una rete sanitaria, ha il coraggio di fare una rete ospedaliera. E a proposito di sanità, il consigliere regionale dei 5 Stelle, Domenico Pettinari, che pochi giorni fa si era incatenato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, questa mattina è tornato a manifestare al fianco di alcuni cittadini, anche loro questa volta incatenati per denunciare una situazione che è definita drammatica. Paolo Renzetti. Al grido di vergogna, vergogna, protesta questa mattina di alcuni cittadini che si sono incatenati dinanzi al pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara al fianco del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari per manifestare contro le condizioni del presidio di pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Sì, perché è una situazione infernale, pronto soccorso scoppia, ogni giorno ricevo centinaia di telefonate di persone che non ce la fanno più, persone parcheggiate da 3 giorni in attesa in pronto soccorso, 3 giorni d'attesa, voi potete immaginare perché tutto questo? Mancano i medici, mancano almeno 10 medici in pronto soccorso. Io ringrazio il personale medico, infermieristico, operatori sociosanitari perché non è la colpa loro, è la colpa di una programmazione politica errata e sbagliata della sanità. Servirebbero nuovi medici, quindi incentivi per il personale medico, personale sanitario in pronto soccorso, utilizzare l'istituto del precetto, ma soprattutto non depotenziare più gli ospedali minori. Hanno soppresso qualche giorno fa un reparto, la di anestesia dell'ospedale di Penne. Se si depotenziano gli ospedali minori, Penne e Popoli, e si depotenzia la medicina territoriale, inevitabilmente i cittadini ad imbuto entrano tutti nel pronto soccorso di Pescara, nell'ospedale di Pescara, che scoppia e non ce la fa più. Quindi è una programmazione sanitaria errata. Siccome la sanità, gli ospedali dipendono dalla regione e regione purtroppo non comando io, non governo io, i cittadini non hanno messo a me a governare. Io sto in opposizione, non ho potere decisionale, ci sono loro, quindi chiediamo le dimissioni del presidente della regione e dell'assessore regionale della sanità, perché evidentemente, a mio avviso, non stanno facendo bene il loro lavoro, quindi è una critica politica fortissima nei confronti loro. Mi auguro che ci ascolteranno e faranno presto perché i cittadini non ce la fanno più. I cittadini non hanno nascosto la loro preoccupazione e la loro indignazione. Noi vogliamo la dignità del cittadino, vogliamo la tutela della sanità pubblica, quindi vogliamo più interesse pubblico verso noi cittadini. Siamo stufi di questi disservizi che abbiamo. Siamo stufi, vogliamo delle risposte concrete da Marsilio, siamo stufi. Il problema è questo, che tutti hanno sottovalutato, che adesso le regioni ricche
hanno una sanità e una scuola di serie A. Le regioni più povere hanno una sanità e una scuola di serie B e di serie C. Il bollettino Covid: sono 513 i nuovi casi di positività accertati quest'oggi in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 1279 tamponi molecolari e 2812 test antigenici. Il tasso di positività è pari al 12,5%. Non si registrano decessi, quest'oggi il bilancio delle vittime rimane quindi fermo a 3.344, mentre scendono ancora i ricoveri. In terapia intensiva c'è un solo paziente, come non accadeva dal 12 agosto 2021. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 16.738, sono 87 in meno rispetto a ieri. Di questi, 154 pazienti, 9 in meno, sono ricoverati in ospedale, in area medica, e uno, come dicevamo, quindi uno in meno rispetto a ieri, è in terapia intensiva. E i restanti positivi sono ovviamente in isolamento domiciliare. I guariti delle ultime ore sono 600, dei casi odierni 110 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 174 a quella di Chieti, 139 a quella di Pescara, 104 a quella di Teramo, mentre due dei contagiati provengono da fuori regione. Proseguiamo col nostro giornale. Dal 2035 stop alla vendita di auto a benzina e diesel, con lo scopo di abbattere le emissioni di anidride carbonica. Questo però avrebbe una ricaduta su tantissimi posti di lavoro, anche nella nostra regione, dove uno dei settori produttivi più importanti è proprio quello dell'automotive. Tagliare del 55% le emissioni di anidride carbonica e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Questo è l'impegno del Parlamento europeo, che ha dato l'ok allo stop alla vendita di auto a benzina, diesel e GPL dal 2035. Una scelta che andrebbe ad incidere pesantemente sulla manovalanza impiegata negli stabilimenti produttivi. A rischio in tutta Italia infatti ci sarebbero 70.000 posti di lavoro nell'industria automotive legata alla produzione di componenti che non serviranno per l'elettrico. Ricadute negative sono previste anche per la nostra regione, in difficoltà ormai dal 2021. Ma sull'automotive già ci sono segnali di rallentamento piuttosto significativi a partire dal 2021, e probabilmente questo primo trimestre del 2022, i cui dati saranno pubblicati credo in giornata da parte dell'Istat, segneranno io credo un ulteriore problema per quanto riguarda questo settore, che io considero il settore fondamentale dell'economia abruzzese, perché tutti i dati che noi abbiamo a disposizione segnalano un automotive che addirittura è al quarto posto come incidenza sul totale a livello nazionale, dopo le grandi regioni, il Piemonte, Emilia, Lombardia. E c'è una cultura manufatturiera significativa che sostanzialmente ha prodotto una crescita direi fondamentale per questa regione. A questo punto il discorso diventa molto più complesso, perché siamo in una situazione di instabilità, siamo in una fase di aumento notevole delle materie prime, siamo al di là delle materie energetiche e soprattutto siamo in una fase inflazionistica. I segnali che provengono anche dalla Banca Centrale Europea sono quelli di un aumento dei tassi di interesse, il che potrebbe avere ripercussioni sul progetto, diciamo così, di rilancio della nostra economia dopo la pandemia all'interno di questo grande avvenimento che è il conflitto tra Russia e Ucraina. Oggi a Pescara, come in molte città italiane, si è tenuta questa mattina la protesta delle pentole vuote per manifestare contro l'aumento dei prezzi delle materie prime e delle bollette. Anche a Pescara si è svolta la protesta delle pentole vuote, mobilitazione promossa dalle associazioni dei consumatori contro le speculazioni, gli aumenti ingiustificati dei prezzi ed il caro vita, con iniziative che questa mattina hanno riguardato più città italiane. Per quanto riguarda la manifestazione di Pescara, oltre agli aderenti di Adoc e Adiconsum, hanno partecipato alla manifestazione le associazioni Feder Consumatori e No Green Pass. Al termine i rappresentanti sono stati ricevuti dal prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo. Che nelle pentole non c'è più niente da mettere. Noi abbiamo messo gli scontrini per testimoniare una valanga di aumenti a 360 gradi che sta travolgendo le famiglie italiane in questo momento sta avvenendo.
aumenti del 60-70% per l'olio, 16% della pasta, farina, burro, margarina, ristoranti, parrucchieri, tutto. Quindi una valanga, questa è l'immagine più che ci è venuta in mente. D'altra parte siamo qui oggi per protestare, sensibilizzare la politica nazionale, locale, affinché prendano atto di quello che sta succedendo e facciano qualcosa per impedirlo. E quindi siamo purtroppo anche stati trascurati dal cattivo tempo, ma non ci arrendiamo, questa è una manifestazione che dovremmo continuare a fare. Quello che facciamo tutti i giorni nelle nostre sedi è raccogliere le proteste dei cittadini, che già parte da qualche tempo, già siamo qui, ma il problema è partito con le bollette, luce, gas, bollette del 60-70% aumentate rispetto ad un anno fa. I dati Istat prodotti alla fine di maggio dicono questo, quindi portiamo questa protesta oggi e diciamo alla politica: ascoltateci, perché temiamo il peggio. Temiamo che la situazione possa peggiorare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ecco perché oggi c'è stato questo tappo. Il TAR nega la sospensiva al ricorso di Finori contro la vendita ai fratelli Persia degli impianti di risalita di Prati di Tivo e di Prato di Selva, Prato Selva. Stamani si è riunita in provincia l'assemblea della Gran Sasso Teramana, che ha preso atto della sentenza del TAR e fissato entro il 18 giugno la data per la firma della vendita della società. L'assemblea tornerà a riunirsi poi il 20 di giugno. Tania Bonici Castelli. È una partita al cardiopalma quella che si sta giocando sul futuro del comparto sciistico di Prati di Tivo e Prato Selva. Il TAR dell'Aquila non ha infatti concesso la sospensiva alla vendita della Gran Sasso Teramano richiesta dal gestore temporaneo Marco Finori. Il ricorso di Finori aveva di fatto bloccato la vendita degli impianti e la concessione della cabinovia ai fratelli Persia, che si erano aggiudicati il bando per 1.590.000 euro. Il TAR ha giudicato che le contestazioni del ricorrente dovranno essere valutate da un giudice ordinario, in quanto, come si legge nella sentenza, nel caso di specie si deve rilevare come la Gran Sasso Teramano S.p.A. è una società mista che ha veste privatistica, svolge un'attività di tipo strettamente imprenditoriale ed opera per tale ragione in un settore aperto alla libera concorrenza. Corsa dunque contro il tempo per salvare la stagione estiva, e per farlo si è appena riunito nella sala consigliare della provincia di Teramo l'assemblea dei soci del GST, convocata dal liquidatore Gabriele Di Natale, per portare a conoscenza in via ufficiale della sentenza. Dopodiché, come già deliberato, si procederà con le procedure di vendita ai fratelli Persia. Un'operazione che si dovrebbe concludere in pochissimo tempo per permettere già dal mese di luglio un'offerta turistica completa. La vendita degli impianti di risalita delle due località sciistiche teramane e la concessione sino al 2029 della cabinovia che resta di proprietà della provincia porterà in sé anche tutta una serie di risoluzioni positive a problemi annosi nei confronti di alcuni comuni montani. Saranno infatti sanati i vecchi debiti con il comune di Fano Adriano e pagati i diritti ASPUC. Marco Finori, dopo aver appreso la decisione del TAR, ha dichiarato di non volersi arrendere e di voler continuare la sua battaglia ricorrendo alla giustizia ordinaria. Questo però non impedirà alla GST di vendere le infrastrutture ai fratelli Persia. E conoscendo i tempi della giustizia, è possibile immaginare che per i prossimi 10 anni a gestire gli impianti di risalita di Prati di Tivo e Prato Selva saranno proprio loro. Opportunità e progetti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il Comune di Pescara. Ne ha parlato questa mattina il sindaco Masci, che ha illustrato anche la speciale sezione PNRR presente sul sito dell'ente. Da oggi sul sito istituzionale del Comune di Pescara c'è una speciale sezione dedicata al PNRR, ai progetti che riguardano proprio l'ente.
Sì, era fondamentale predisporla perché tutti parlano di PNRR, però noi vogliamo fare in modo che i cittadini conoscano perfettamente l'iter legato all'acquisizione di finanziamenti per rigenerare le città, perché il processo è questo: noi parliamo di transizione ecologica, transizione ambientale, transizione civica, transizione digitale, di rigenerazione urbana, di scuole nuove, di efficientamento energetico, tutti interventi che cambieranno il volto della nostra città. Lo facciamo anche informando i cittadini. Questo sito che noi abbiamo istituito con una sezione apposita dedicata ai finanziamenti PNRR all'interno del Comune di Pescara ci permetterà e permetterà a ogni cittadino di avere coscienza e cognizione di quello che il Comune sta facendo e di come si ottengono i finanziamenti e di quali lavori si stanno facendo. Il sito è molto chiaro, è molto semplice da utilizzare e ci sono schede specifiche per ogni intervento che permetteranno al cittadino di capire che intervento si va a fare e soprattutto quale vantaggio porta quell'intervento alla comunità in generale e anche al risparmio delle risorse, perché oggi è fondamentale avere un risparmio di risorse energetiche perché il prezzo dell'energia è scoppiato e dobbiamo fare in modo che ogni struttura sia autosufficiente. Questo è l'obiettivo che vogliamo cogliere, così come sull'inquinamento. Noi vogliamo che questa città sia una città ad impatto inquinante zero, quindi mezzi pubblici elettrici che stiamo acquistando, mobilità alternativa, ci sono tanti processi che si sono avviati, vogliamo che i cittadini li conoscano perfettamente e soprattutto diciamo anche che il Comune di Pescara come al solito è all'avanguardia, perché questo sito così preciso credo che sia il primo in Italia, penso che ci copieranno molti. Un convegno promosso dalla FIRA, la finanziaria regionale abruzzese, ha messo a confronto attori del sistema economico e delle istituzioni. L'obiettivo è capire quali siano i nuovi modelli e gli strumenti per competere. Il digitale cambia l'economia, in che modo? Comunque è un bene e un male, ma comunque ormai il digitale ha preso il sopravvento. Ci siamo interrogati soprattutto sull'impatto del digitale nel mondo della finanza. Il fintech è una grande opportunità per avviare il risparmio degli italiani verso le imprese anche in contesti dove il territorio non aiuta il credito di prossimità, dove la desertificazione bancaria incombe, e naturalmente il ruolo delle finanziarie regionali, più in generale dei livelli di governo territoriale, è molto importante nel promuovere questo tipo di innovazione controllandola, regolandola, disciplinandola. Potrebbe aiutare anche i famosi fondi che arrivano dal PNRR? Il tema dei fondi del PNRR è estremamente ampio e variegato. Tendenzialmente quello che noi contestiamo al PNRR è di essersi caratterizzato finora per un approccio sostanzialmente ideologico, che è quello della Commissione in questa fase. Basti pensare alla transizione ecologica che è stata imposta con dei ritmi, pensiamo ad esempio al divieto di auto a combustione interna nel 2035, del tutto incompatibile con la sopravvivenza dei nostri distretti industriali, un allarme che il mio partito ha sollevato per tempo e che è stato recentemente ripreso proprio ieri dal ministro Giorgetti. Una stessa cosa vale per la transizione digitale. In Italia, ad esempio, abbiamo un forte problema di sicurezza delle infrastrutture digitali, quindi prima di affidarci interamente ad esse bisogna riflettere bene sulla loro affidabilità, sia sotto il profilo della continuità del servizio che sotto il profilo della tutela dei dati individuali. Sono state impugnate le delibere 2022 che hanno disposto l'aumento dei canoni da parte del Consorzio Bonifica Centro. A farlo è stato il neocostituito Comitato Bonifica Sostenibile. Andrea Costantini. Aumenti insostenibili dei contributi richiesti dal Consorzio di Bonifica Centro che vanno a impattare su circa 37.000 utenze del comprensorio Chieti Pescara e la denuncia del neonato Comitato Bonifica Sostenibile che intende intraprendere una serie di azioni per fronteggiare incrementi che ricadono su privati e soprattutto su utenze agricole, in particolare chi deve pagare il canone irriguo con aumenti del doppio dell'importo se non in alcuni casi del triplo dal 2017, da quando il Consorzio è in gestione commissariale. Primo
primo passo del Comitato è l'impugnativa dinanzi al TAR Abruzzo di tutte le delibere del 2022 con cui sono stati stabiliti questi incrementi che peraltro dalle disamine degli atti ufficiali non seguono gli indirizzi normativi e regolamentari che l'ente si è dato. E poi ampio coinvolgimento istituzionale su questa problematica che trae origine, secondo il Comitato, dalla mancata riscossione di crediti milionari da parte del Consorzio, poiché le amministrazioni locali, che dovrebbero liquidarli, non pagano e sono insolventi. Gli enti locali sono in difficoltà come tutti in questo periodo, alcuni enti lo sono ancora di più, mi riferisco al Comune di Chieti e all'ACA che sono parte dei maggiori debitori nei confronti del Consorzio di Bonifica. Infatti il primo passo oggi è la presentazione di questo comitato che però ha la finalità di innanzitutto evidenziare le criticità che ci sono, anche perché sono state oggetto di un approfondimento tecnico, e portare queste criticità su tavoli istituzionali di colloquio, sia con gli enti ma soprattutto con il Consorzio di Bonifica e la Regione, perché questo problema non può risolversi se non con la partecipazione e con il coinvolgimento e sinergia di enti locali, comune, regione e consorzio. E ora allo sport, partiamo col calcio di Serie C. Il Teramo ritrova Massimo Cherchia come amministratore unico con Davide Ciaccia, che avrà una delega per mettere in piedi il nuovo progetto calcistico. Gli amministratori Carmine Tancredi e Stefano Cavallari hanno presentato le loro dimissioni, anche se per il club rimane l'amministrazione giudiziaria. Cambia soltanto il consiglio di amministrazione. Cherchia e Ciaccia avranno la possibilità di far coagulare delle forze economiche per convincere il Tribunale di Roma a sbloccare una parte dei beni oggetto del sequestro. Questo è il testo del comunicato stampa da parte del club biancorosso, ovvero l'assemblea dei soci della Teramo Calcio. In data odierna ha nominato amministratore unico Massimo Cherchia, attribuendogli la delega a sviluppare un progetto condiviso, la cui attuazione sarà affidata a Davide Ciaccia, finalizzato ad iscrivere il sodalizio biancorosso al prossimo campionato di Lega Pro e a dare continuità alla società. L'auspicio è che le forze del territorio ed eventuali soggetti terzi possano dare il loro contributo nella realizzazione del progetto per il bene e la salvaguardia del club. Proseguiamo con il tennis. Per la prima volta Chieti ospita un torneo dell'International Tennis Federation, il World Tennis Tour Lazzaroni Cup, un torneo internazionale di tennis maschile. Tra i tennisti arriva anche il romeno Filippo Cristiano Gianu, ed è il numero 301 del ranking mondiale. Ce ne parla Selenia Secondi. È il primo evento internazionale di tennis che si disputerà in città, con un tabellone original cut-off straordinario perché si avvicina ad un challenger 50 punti. Avremo Maestrelli, il giocatore che ha fatto finale al Francavilla 2-3 settimane fa, tanti giocatori. Stamattina mi ha contattato la federazione portoghese, arriveranno 4 giocatori portoghesi, speriamo veramente una gran settimana. Al posto di Chieti ci do essere Termoli, e dopodiché nel side check che si è fatto a Termoli si è scoperto che a Termoli nella stessa settimana c'era il raduno dei bersaglieri e che quindi non c'era alcuna ospitalità. Mentre andavo via da Termoli desolato, ho chiamato il presidente Marianetti, Mauro Febbo per la regione, i primi contatti, c'è stata la disponibilità di Chieti e si è partiti con questa grande avventura. Parliamo di metà aprile, quindi in un mese e mezzo si è fatto tutto. Non c'è un vero favorito del torneo, anche se guardando l'entry list risaltano le presenze del rumeno Filippo Cristiano Ianu, numero 301 al mondo, e degli italiani Francesco Forti, 334esimo, e Francesco Maestrelli, oltre che Alexander Weiss, 413esimo. Di spicco anche la partecipazione del 26enne Stefano Napolitano, oggi numero 597 del ranking mondiale, ma nel giugno 2017 era arrivato fino alla posizione 152. Cospicuo il montepremi grazie all'azienda Lazzaroni, che da anni rinnova la fiducia nella gestione del circolo tennis di Chieti, un circolo che cresce gradualmente sia in termini di esperienza che di capacità organizzative e che punta sempre su eventi più ambiziosi come questo torneo da $15.000.
È bene che si diffonda anche per la forza da dare agli altri imprenditori a voler fare la stessa cosa per il bene ovviamente territoriale, collettivo, per condividere soprattutto un valore umano, sociale, in primis che va diffuso a tutti, a tutte le persone giovani e adulti che possono godere, diciamo, di questo piacere che è la nostra città, perché la risonanza è internazionale, ma chi ne gode appunto è il territorio chietino, il territorio teatino e soprattutto anche il territorio regionale, perché la Lazzaroni è un nome italiano, è un nome mondiale, però abbiamo il piacere di averlo noi come Regione Abruzzo, ma soprattutto avere, diciamo, il proprietario e l'amministratore che è di Chieti. A Pescara torna lo sport non va in vacanza, l'iniziativa di carattere ludico-sportivo riservata a oltre 600 bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni, partirà lunedì 13 giugno. Con orgoglio voi oggi presentate questa edizione dello Sport Non Va in Vacanza, grandi numeri per una bella manifestazione che torna in presenza in tutti i suoi aspetti. Assessore dello Sport, infatti sono molto soddisfatta, l'amministrazione comunale in sinergia con il CONI regalerà 2 mesi all'insegna del grande divertimento, socializzazione, svago e all'insegna dello sport, ma soprattutto alla scoperta di nuove discipline, e questo è il nostro obiettivo. Ormai sono 19 anni che c'è massima sinergia con il CONI Abruzzo, hai detto bene, non solo per lo Sport Non Va in Vacanza, ma per altre attività sportive e soprattutto per tanti eventi sportivi. C'è una grande collaborazione, grande sintonia, e quindi siamo pronti per affrontare questa avventura insieme anche nei prossimi mesi. Torna una delle attività più importanti del CONI Abruzzo, lo Sport Non Va in Vacanza a Pescara. Dopo 2 anni di emergenza sanitaria si torna alla normalità, si torna in presenza con tante attività in città. Assolutamente sì, il CONI è veramente contento di poter riprendere questa attività che coinvolge tutta la città. Abbiamo avuto 665 iscritti ad oggi, più ci sono dei ragazzi, penso una quindicina extra, che pure parteciperanno. Le sedi saranno chiaramente lo stadio, il Volta, dove si farà l'attività piscina, e poi dentro il Volta ci sono tutte le attività anche atletica, e poi abbiamo altre 2 sedi che avevamo opzionato, tra cui quella della spiaggia, ma la spiaggia purtroppo pochi avevano opzionato la spiaggia come ragazzi, e poi in effetti ci richiedeva un controllo troppo importante, effettivo. Comunque siamo veramente contenti, finalmente dal 13 di giugno inizierà questo Sport Non Va in Vacanza, e tutti noi saremo presenti a affiancare i nostri istruttori, i nostri coordinatori che abbiamo selezionato con cura presso il CONI in questi giorni prima dell'inizio dell'attività. Termina qui questa edizione del TG6, i servizi che avete visto sono a disposizione sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. Grazie per averci seguito e una buona serata.